Raffaele, oggi bacio di dama con tutti i gusti, 235 pezzi. Beh, quasi quasi, questo sono pure abbastanza facili. Ma che mi vuoi fare venire un infarto? Ma come ti sei combinato? Mi sono innamorata. Ti sei innamorata di Raffaele, il canino e il polo, fa pure i dolcetti, e io me lo voglio sposare. Di Raffaele, e come facciamo? Quello c'ha 20 anni, che devi fare la pedofila? Questo matrimonio lo puoi fare, tanto quella ragione come una bambina di 12 anni. Quello ne ha 20, perciò sono solo 8 anni di differenza. Che cacchio allora dici? Negativo, sì! Un frullatore. Aggiungo lo zucchero. E do un colpetto. Aggiungo ora anche la farina e il burro. Riverso il mio composto all'interno di una ciotola. Come potete notare, è di consistenza sabbiosa. Aggiungo un tuorlo e impasto un poco con le mani dopo aver aggiunto il tuorlo. Come potete notare, è di consistenza molto friabile, in quanto per più della metà, per metà del peso, troviamo farina di nocciole. Ora i sistemi sono due: o la mettete, come ha fatto il mio amico Raffaele, in congelatore per 15-20 minuti a stabilizzare, o fate come me, che io andrò a formare direttamente le mie palline e poi farò riposare le teglie in frigo prima di infornarle. Le palline formate le vado a pesare, dovranno pesare 15 grammi ciascuna. Gli faccio una leggera pressione, giusto per non farle proprio a pallina pallina. Dovremmo creare in pratica delle semisfere. La teglia ora la metto qualche minuto in frigo. Torniamo. Tieni pronti. Ora aspetto che si raffreddino e poi li vado a farcire. Ho preparato del cioccolato fuso. Il cioccolato potete fondere o sciogliere o a bagnomaria o nel forno a microonde. Ora prendo i biscotti, li vado a mettere un po' di cioccolato sopra e chiudo con il secondo biscotto in questo modo. Goccino sempre di cioccolato e biscottino di sopra. Continuo. Biscottino pronto.
Uno ciao da Alessandro e alla prossima ricetta. Raffaele e Concetta, ora gli facciamo il cuoricino. Che bello, che buono! Se il video vi è piaciuto, alzate il pollice, io ho fatto pure il cuoricino. Raffaele e Concetta, fidanzati! Ma che stai facendo? Ci devono bannare il canale? Ma che è agenzia matrimoniale?